allora Luca, questa è. Applichiamo gli stili, che siamo. Siamo Questa è la ricchi. lista, giusto? Questa è la lista, sì. Ok, vai, vai, a te la parola. Deck tech, i ragionamenti, insomma, come te lo sei costruito? Allora, alla fine il mazzo ovviamente si incentra sul vincere alla fine con i planeswalker, facendo vantaggio con i vari planeswalker, che alla fine si giocano tutti i planeswalker quasi in questi colori che sono più forti al momento, specialmente ovviamente Wandering Emperor per fare comunque board o removal, che è veramente un planeswalker fortissimo, stampato, uno dei più forti secondo me, stampati nell'ultimo anno e mezzo sicuramente. Che è veramente veramente forte perché è versatilissimo e alla fine lo puoi giocare in varie situazioni e ti permette anche, se ovviamente in torneo c'è open decklist, di conseguenza contro sanno che te lo giochi e di conseguenza ti permette anche, diciamo, a volte di bluffarlo, cioè non è una carta facile da giocarci attorno perché Sì. se alla fine io o anche quello contro di me gioca Wandering Emperor e a 4 mana open con doppio bianco, hai sempre la paura, diciamo, di poter andare incontro a una giocata, che ne so, attaccarono con una creatura che può essere un 2-2, lui anche ha un 2-2, o magari lui attacca, io ho un 3-3 senza Wandering Emperor in mano, lui ha 4 mana open e potrebbe fare Emperor perché lo gioca. Non ti permette, a volte riesci a giocarci attorno, ma a volte no, perché rischi di essere proprio stato male dalla carta, perché è molto forte. Il fatto di avere flash ti permette sempre di anche bluffare, di averlo o di non averlo magari, e di conseguenza è molto forte. E un altro planeswalker nuovo fortissimo è Kaito, perché in dei matchup fare Kaito di terzo e riuscire anche a tenerlo sul board più del primo turno, ovviamente si blinka da solo, cioè fasa da solo e quindi non può morire. Però se riesce a tenerlo almeno un altro paio di turni dopo il primo che ha fasato, dopo ha già fatto molto vantaggio e più resta in campo, più ti porta a fare vantaggio, che è una cosa importante in questo mazzo, che alla fine si incentra sul fare vantaggio il più possibile per poi trovarsi in una situazione di board positiva e con cui poi ovviamente riesce a non poter quasi più perdere da un certo punto del game in poi. E Ok. ovviamente si gioca tanti early removal, ire, proprio per non morire da early game, dai vari aggro o comunque mazzi che picchiano di più all'inizio. Ok, poi hai altre carte, diciamo, da spiegarci, tipo varie scelte di uno per, tipo, che so, vabbè, l'inferno è il quinto removal, Soul Sì, Shatter è un ottimo removal. Inferno alla fine come spot removal, Soul Shatter contro eventuali Goldspan, che alla fine Goldspan e anche altri Planeswalker, però Goldspan perché alla fine vuoi provare a farlo fuori sempre con Soul Shatter e non con uno spot removal per non fargli fare il tesoro extra che alla fine gli dà 2 mana. E poi c'erano i vari Durez e Portable Hold di main, Durez proprio contro i vari Wedding Announcement, che è l'incantesimo a 3 Sì. bianco, che è molto molto noioso per noi con questo mazzo. È una delle carte più noiose a trovare per noi, perché con una carta riesce a fare alla fine almeno 2-1-1, forse anche il terzo, comunque riesce a fare vantaggio all'avversario e poi gli pompa le creature, quindi può anche non overestendersi giocando soltanto Wedding Announcement, può uccidere anche solo di quello se vuole. Cioè sei Certo. costretto a levargli comunque le pedine, perché puoi morire anche da quello, ovviamente. Non avendo Certo. noi creature a terra, tranne le creature di Wandering Emperor, la creatura di Sorin o le creature di Lolt, tranne, vabbè, Enrica, che poi è stata una carta un po' jolly Ecco. che avevo visto dalla lista, da cui ho preso spunto abbastanza, che però poi non si è rivelata proprio bellissima, non so se rigiocherei, però. E Infatti stavo per anche. chiederti anche Enrica, che ne vedo sempre uno per, ma io a volte questa carta la capisco molto poco, cioè perché preferire un Enrica piuttosto che un secondo Sorin? Sì, no, infatti, allora, la scelta era più perché era forte contro dei matchup, perché è versatile, perché alla fine può fare removal uno per uno se proprio c'è bisogno di farlo, contro magari
una creatura più grossa o una creatura multicolore che non si riesce a togliere con il Vanishing Vest perché spacca solo il multicolore, che però non ce ne sono tante, però può essere un Luminarch Aspirant pompato grosso o varie altre creature più grosse e magari non riesco a togliere con altri removal. Però forse in questo mazzo, ora non ho avuto poi tempo, non l'ho più provato, altre, ho provato con dei cambiamenti ma non troppi cambiamenti, perché poi non ho più fatto altri mazzi, altri tornei standard, tranne ho provato al GG Tour di settimana scorsa, il Jeskai quello con i draghi perché volevo provarlo, però tranne quello poi non ho fatto altri eventi standard. Però forse, per esempio, si potrebbe anche provare a giocare in questo mazzo un Legion Angel, giocando tre Legion Angel di side che magari possono aiutare a tenere il board e sicuramente sono più forti di Enrica. E anche i tre Portable Hold di main, magari non ne giocherei tre ora in questo momento. L'avevo messi e lo giocava anche la lista e vedevo io, ne giocava comunque mi sembra due, perché mi aspettavo di trovare magari più rune o mono bianchi e invece poi non ne ho trovati come pensavo magari di trovare, e quindi era più una carta per quel matchup. Una carta in questo mazzo si è rivelata anche tanto forte è stato il Bank Buster, perché l'artefatto a due, perché ha fatto comunque, fa molto vantaggio, ti dà una giocata di secondo turno, se l'oppo non fa niente, se gioca un mazzo più mid range e quindi non fa niente, quindi ti dà comunque possibilità di fare un pezzo che ti fa pescare e che comunque dopo tre pescate fa un 1-1 che può bloccare o che può attivare lui e può comunque attaccare e picchia un 4-4, che alla fine, essendo il mazzo un po' lento a chiudere, può far comodo avere anche il 4-4 che magari può picchiare. Ok. Quindi... okay. Abbiamo visto che giochi diversi... Sì, adesso passiamo anche alla side. Dicevo, giochi diversi uno per. Sì, ci sono... Vabbè, di main l'Infernal Grasp alla fine è una extra spot removal, il Soul Shatter anche, cioè, più che altro, sì, contro contro Ghost. Di side le carte, diciamo, che sono state più forti sicuramente sono stati i Ray of Enfeeblement, perché mi hanno salvato tantissime volte contro i vari Ray Dane, che era una carta che mi metteva veramente in difficoltà. Sì. Il 2-3 volante, sì, perché ovviamente mi faceva costare tutte le ire 2 in più, tutti i planeswalker tranne Kaito 2 in più, e quindi mi dava abbastanza noia, mentre con Ray riesce a togliere Ray Dane, riesce a togliere i vari Luminarch facilmente, riesce a togliere tante minacce che magari danno noia early game e che fai più fatica a togliere con, per esempio, Marcia bianca, che magari vuoi usare contro i vari mazzi col bianco per togliere anche il Wedding Announcement, che è una carta noiosa per noi e che quindi, levando anche gli incantesimi, magari vuoi usare più per levare l'incantesimo a 3 che magari levare una creatura. Però ovviamente dipende dalle situazioni, però comunque si è rivelato molto forte. Idem anche per l'Arconte Demeria, che oltre ad essere forte contro rune, che poi non ho trovato, era molto forte anche contro Jeskai Storm, perché appunto non può fare due spell, non può scombare. Okay. E quindi è stata molto forte. E poi Farewell sicuramente, perché sono le extra ire che però levano tutto, che hanno aiutato molto anche Fossile. E anche i vari... alla fine il Lolt extra l'ho messo spessissimo, il Check for Traps on the draw è entrato spesso, perché alla fine... contro vari mazzi aiuta, contro i vari mono Legion Angel che giocano in tantissimi mazzi, levarlo, magari trovarlo in mano e levarlo, ti evita di farne arrivare altri tre, quindi torna utilissimo. Però sì, è una side anche abbastanza versatile, puoi decidere anche a volte di cambiare sideate, essendo on the play, on the draw, quindi... è variegata, però sicuramente si potrebbero fare dei cambiamenti, ovviamente anche in base al meta che uno pensa di trovare può tranquillamente cambiare strategia, cambiare le cose, esatto, certo. Prendere altre decisioni, sì. Quindi se, adesso vogliamo facciamo un paio di partite lo ma vedere. vuoi per caso voler cambiare qualcosa, così, perché non siamo obbligati a giochiamo altro, mazzo. Come dicevamo prima, è un mazzo concepito per un torneo, adesso andiamo a provarlo, sì, un po' in ladder, perché nonostante anche Luca l'ha detto prima nell'intervista, diceva è un mazzo che in ladder non porterei mai, però
lo proviamo un po' in ladder, anche perché adesso andare ad affrontare un evento si andrebbe veramente troppo troppo tardi, perché sono già le 11. A parte che comunque anche la cosa della ladder è che la ladder tende sempre a portarti contro dei mazzi che hanno bene o male le stesse meccaniche. Io gioco mono bianco e gioco contro dei mono bianchi. Gioco con un mazzo del genere, di mono bianchi non ne becco neanche uno. Quindi è proprio... No, ma è così. No, è vero, è vero. È proprio così. E quindi è un po' difficile anche pensare di fare le sei date, perché noi adesso abbiamo detto, boh, mettiamo i re, Luca ci ha appena detto, i re è molto forte contro mono bianco, se noi adesso di mono bianco non ne becchiamo nessuno, praticamente... Tu lo sai di se... là dentro. Esatto, esatto, quindi è volendo anche una carta da sostituire, quindi era per quello che ti volevo chiedere, vuoi cambiare qualcosa, vuoi... Ma guarda, ora il meta in ladder non lo so tantissimo, ti dico la verità, quindi... Alla fine si può anche tenere così e poi vediamo un attimo anche cosa si trova, cosa non si trova. Secondo me si vede un attimo. E si vede un po', ci facciamo un'idea strada facendo. Va bene. Sì, sì, sì. Dai, va bene, alla grande. Adesso ci buttiamo in ladderona e lo andiamo a picchiare. Ready, così. Ho visto in chat, hanno detto marcia nera, ci può stare effettivamente. C'è l'altro ragazzo, è già un me Giulio, lui l'aveva giocato a un evento, ha giocato marcia nera. Abbastanza forte. Intanto qua c'è un nuovo, addirittura piove. Sì. Ma ecco, quando qua abbiamo due terre tappate, sì, che non è bellissimo, no. Però comunque abbiamo Bank Buster, che comunque è una giocata che speriamo di fare di secondo, però non è detto la faremo di secondo, però comunque è una mano abbastanza versatile, perché abbiamo il Bank Buster comunque per pescare carte addizionali. E in più abbiamo anche il Kaito, che se riusciamo a fare un Kaito di terzo può essere ottimo. Un Wandering Emperor, abbiamo un Ira in caso fosse aggro. Ovviamente in questa frangente giocare in torneo aiuta, perché te, avendo open decklist, sai cosa gioca l'avversario e di conseguenza è anche più facile tenere delle mani o non tenerle. Infatti quindi, anche quello dicevo. Quindi cambia molto anche questo. Quindi questo abbiamo... Ti abbiamo dato il mazzo su Discord, se vuoi? Sì, sì, sto guardando su Discord. Ottimo, ottimo. Quanto sì, questo sì. Cos'è? Anvil? Rakdos Anvil? Probabilmente Sacrifice. Noi... Può essere un matchup noioso. Ecco, ora abbiamo pescato anche la seconda landa stappata, quindi sicuramente si può fare il Bank Buster. Bank Buster, non Doomscar. Sì, io farei Bank Buster, perché alla fine, al momento non siamo sotto pressione così tanto da voler fortellare il Doomscar. Eccolo lì, l'incudinotto. Ok. Allora vediamo come andiamo avanti. Qui abbiamo due possibilità ora. Possiamo o fare il caso per fare altro vantaggio, però comunque ci troviamo un po' bassi, perché poi dopo alla fine prendiamo almeno altri 3 danni più il danno di Anvil poi possibile nel suo turno, e di conseguenza saremmo a 10. E o si fortella la Doomscar e poi dopo cerca di fare Sweeper, che però comunque non è bellissimo, però possiamo decidere di fare entrambi. Forse in questa situazione proverei a fare più value e a provare a fare un Kaito e poi cercare di fare value dopo, anche se è una giocata un po' rischiosa, però dai, facciamola Kaito, ma però mettiamo Kaito col meno uno, col meno due, scusa, mettiamo pedino. Sì pedino. Guarda, sono tutte le animazioncine nuove, quando mettono queste animazioni che passano sopra le carte mi triggero un po'. C'è quella pioggia lì che ti passa sopra le carte, come il vento di sabbia di Amon Cat. Doppio prendiamo Oni Cult. Doppio Oni non è bellissima da vedere, però... Infatti. Poi per esempio Sacrifice, ecco, un matchup che ho visto dopo il torneo, comunque è iniziato a un po' a salire come giocabilità, perché al torneo che l'ho giocato io non era molto giocato, mentre ora ho visto che ha iniziato un po' di più. Allora, comunque, io qua sicuramente si attaccherei, farei il più uno, pescherei, sperando che dopo un po' di danni se l'assorba Kaito. Non sono sicuro, però
cioè non sono sicuro che lui che attaccherà Kaito, che attaccherà Kaito. E poi sicuramente foltellerei il Doomscar e mi lascerei doppio open per fare una pescata di Bankbuster. Sì, perché sì, io stavo anche... io stavo... sì, farei così. Ok, allora facciamo come dici tu, perché io l'altra, o se no aspetta, perché si può tenere si può open decidere. Sì, si può anche decidere di tenere 4 open per fare Wandering Emperor e dopo a stare ira di mano normalmente. Esatto, però fai quindi meno vantaggio così. Fa meno vantaggio, però alla fine siamo a 10 con doppio Onicult in campo, quindi ci può anche stare di tenersi open per il Wandering Emperor, che alla fine entrerà probabilmente prossimo... Ora, o quando attacca decidiamo di fare un 2-2, o decidiamo di fare il meno 2 per guadagnare qualche vita. Ora vediamo un attimo. Allora, se decidiamo di... Però se vogliamo fare ira dopo, probabilmente è sicuramente meglio fare il meno 2 per guadagnare anche 2 vite. Esatto, però lo farei subito. Sì, facciamolo subito, almeno risparmiamo comunque il danno extra. Lo farei subito per guadagnare immediatamente e poi dopo ci pensiamo. Rischia di morire comunque da 2 danni, ma morirebbe anche se facciamo un 2-2, comunque il 2-2 muore a priori se facciamo ira dopo, quindi. Esatto, perché il 2-2 non conviene, preferisco prendermi 2 vite e tornare a 10 e scendere di nuovo a 9. Cioè... e poi lui ora ci farà, vabbè, 2 danni fra ora e dopo di cult, Ioni cult. Ma uno ce lo farà adesso di danno. Se decide di fare un po' overextend o no, vediamo. Lui ha saltato un turno di Landa. Sì. La vuole andare però a cercare. Il fatto che abbia usato il tesoro per noi è positivo, perché se ora gli spacchiamo tutto il nostro turno e non fa altri artefatti, non ha modo di triggerare la Onicult se non sacca un'altra Onicult. Allora, io intanto attacco. Sicuramente. Forse avrei fatto prima il più uno, perché tanto comunque faresti più uno a priori. Ah, è vero. Di Wandering. Perché tanto te ora vuoi fare comunque più uno, sì, e sì, quindi sì, facevi il danno extra. Ora magari non è che inciderà tantissimo, però tanto. Vabbè, comunque io adesso devo fare... Allora, intanto prima peschiamo. Prima pesca di Kaito, vediamo. No, perché io potevo anche valutare... Vabbè, allora, la Vratta la facciamo sicuri. Si fa sicuramente. Volevi provare a vedere se fare anche il meno uno di Wandering? Sì, volevo valutare in base a quello che giocava lui con quell'ultimo mana, che ne so, se si inventa di fare un botto su qualcosa. Vabbè, che si fa un botto non cambia niente. Sì. Però sì, valutare la possibilità di sacrificare Wandering per avere un bloccante. Perché comunque il lui botto adesso... ti dico, allora, il botto forse non glielo faccio, perché alla fine... se voleva fare botto probabilmente l'avrebbe fatto nel suo turno per non darci l'extra trigger di guarda, ma è perché io però avevo, invece l'ha fatto, avevo quindi... appunto paura che facesse una cosa così e... però a sto punto forse farei comunque il più, ti dico la verità, per tenermelo in campo e poter fare meno uno dopo e va alla bene, fine dai. Tenermi il Planeswalker, che contro di lui è molto forte, anche se doppia Anvil giù, se fa un artefatto abbastanza brutta come situazione. Sa che doppia Envy è tanto. Cioè, di main dobbiamo sperare in una marcia, vero? Sì, main è March. È l'unica cosa che tolgo Envy di main. E portable all. Beh, dai, allora abbiamo 6 out. Abbiamo 6 out. Beh, noi dopo potremo... Io ho paura della terra anche. Ecco, questo ecco, non quello mi piace. È molto forte. Sì. Mm-mm. Però... ah, anche la terra sì, dopo sarà un problema. Ah, ne però... sacrifica uno. Sì, ci sta, perché alla fine fare 2-1-1 un 3-1 e picchia subito è forte, quindi... Allora qui dobbiamo trovare un modo per non morire, però se per lui pesca terra siamo morti al 90%. Sì. Perché può attivare pure la Landa. E anche non pescando terra, lui può comunque fare... anche se facciamo l'olt e facciamo 2-2-1, puoi comunque bloccare il 2-2 e il 3-1, però lui si può saccare un altro 1-1, il 2-3-1 anzi, perché lui può fare un altro 3-1 e comunque siamo dead on board. L'alternativa è esiliare questo e guadagnarsi 2 vite. Sì, un'altra alternativa è lui, che penso sarà forse l'unica giocata per sopravvivere questo turno. L'esiliare il 3-1 e guadagnare 2 vite, perché se non andiamo a 6...
se noi facciamo soltanto l'olt e facciamo È che anche il lui numero 1. la sacrifica in risposta. Noi andremo comunque a 4, rimaniamo a 4. Se noi facciamo, sì, se noi facciamo, allora, se facciamo l'olt e facciamo 2-1 e Wandering Emperor fa un meno 1 e fa un 2-2, penso moriamo comunque perché abbiamo 3 bloccanti, lui Sì. ha 4 attaccanti, fra cui 2-3-1 e un 2-2, quindi non siamo, siamo morti se pesca terra e attiva la landa, non siamo morti se non attiva la landa, però comunque è una situazione peggiore, magari levando forse il 3-1 è più un po' una giocata un po' più safe, nonostante non è proprio bellissima. No, è Però terribile perché non ti fa guadagnare le vite. infatti Però almeno gli togliamo una cosa. È l'unico modo per avere un altro removal in mano. Cioè, no, per avere un altro removal. Siamo comunque messi molto, siamo molto comunque male. morti dalla landa, quindi alla fine Adesso quindi si sa good vediamo. game. Se ha Ragazzi, non fatelo, non dite mai good game quando 2, state 3. vincendo. No, allora lui deve giocare terra. A meno che non abbia un botto su questo. No. Vabbè, potrebbe avere un sacco di cose. Non impersonificate Sì, no, ha tanti modi di l'antipatia in poter terra. vincere. Può avere la quarta landa che per attivare la live. Con la quarta landa. Però non l'ha fatta, quindi. Così alla fine possiamo bloccare i due attaccanti più grandi e non morire proprio adesso, anche se moriamo dopo. Però siamo costretti comunque a bloccare così, quindi. Andiamo a 2 e a 1. Che cosa può fare? Cioè, non ho capito. Farà perché ha vinto il turno dopo e quindi ha già spammato good game, però. Tanto non ha vinto. Per ora no, infatti. Cioè, passiamo massacro. Ah, no, lo fa lui il Ah, c'è anche il massacro. massa, sì. Eh sì, immaginavo che avesse. Ma ci sta, alla Ok. fine se parte doppio anvil e Eh non sì. troviamo né marcia né all, è difficile, cioè non è semplice, è partito il doppio 1-1. Allora, sediamo. Ah, contro di lui sicuramente doppio farewell, sicuramente. Anche se è un po' lenta, però comunque leva veramente tutto e quindi è molto forte. Poi sicuramente dobbiamo le carte più deboli, diciamo. Forse metterei anche forse la terza. Potrei pensare a mettere la terza Dures, però forse on the draw meglio che on the play, perché non è che mi giocare 3 Dures se non hai in mano anvil o altre carte spari o cose del genere, non è che sia fortissimo. Un'altra Lolt forse la metterei sicuramente perché ci fa board presence che può bloccare e può continuare a fare bloccanti. In questo matchup può essere discreta Enrica Sì, perché se la ti fa flippiamo subito prende guadagnare. lifelink e Sì. quindi non è male. E dire forse contro di lui leverei un Doomscar perché comunque 6 ire Leveresti? secondo me 6 ire sono abbastanza. Poi Soul Shatter sicuramente toglierei, che è una carta Vuoto. abbastanza morta contro di lui, secondo me. Un Doomscar sicuramente lo toglierei. Poi forse toglierei contro di lui i tre Bankbuster, perché alla fine noi saliamo dentro anche i Farewell, e quindi Sì. vogliamo spaccare gli artefatti, e quindi non ha molto senso tenersi, sai dare dentro Farewell. Anche con All, Farewell è un po' tricky, perché potremmo anche toglierci i nostri all, però comunque all è una risposta buona early game contro Ionicum Tenvil e anche i possibili 2-2 fanno i 3-1, quindi forse terrei. Forse metterei contro di lui o la Dici. monodures in più o il check for traps. Il check for traps forse in questo caso potrebbe essere un pochino forse più forte, nonostante non sia bellissimo, però non c'ho la Finito grande side contro Sacrifice, la verità. tempo, finito tempo. Comunque, Comunque sì, come ci dicevi, Anvil è uscito anche dopo i ragionamenti su questa lista, no? sì, ce n'era alcuni di Anvil, però non ce n'era molti. Luca. Cioè, penso se si guarda il torneo ce n'era molto poi. Questa mano discutibile.
Non è un keep facile. Però, essendo un deplay, avendo Kaito, potremmo anche decidere di tenere, che si può sperare di tenere comunque. Andare a 6 on the play non è che mi faccia proprio esatto, sono di natura io. Ma non sono carte, non è una mano bruttissima con Kaito. No, è una mano onesta, secondo me possiamo tenerla, perché alla fine abbiamo il Kaito che ci può far ripartire, e andare a 6 on the play non è mai bello, quindi non mi piace molto, di verità. Ah. Ecco, le partite dure, se noi siamo già spezzati. Qui si può giocare anche, se vuoi puoi anche giocare, ora se lui magari non avendo l'open decklist, lui non sa se noi giochiamo i vari Jiwari o roba del genere, non so se lo può pensare o no, però non credo in ladder si metta a giocare attorno a Jiwari, di la verità. Questo sicuramente possiamo pensare, allora, qui possiamo pensare, perché possiamo decidere di fare i Ganjo quando lui attacca, che esatto, forse è meglio perché è più mana efficient, e possiamo tenerci l'all per l'Evil. Esatto, Levels, esatto, esatto, anche io avrei fatto così. Tanto lui secondo me adesso va bene, attacca, io glielo tiro, e perché... Tiriamo i Ganjo, ha deciso di farselo morire, quindi... Vabbè, ci ha fatto sperare, abbiamo fatto un uno per uno il nostro, sì. Attenzione, Deadly Dispute addirittura, quindi va bene. Ma sarebbe stato comunque bruttino. Beh, io adesso faccio un Sorin con Sorin, adesso vediamo cosa fa, però io lo farei uscire da botto da 4 pescando. Sì, no, sicuramente se farei Sorin e farei più, perché non voglio farmelo morire da botto. E in questo matchup, anche al torneo, non contro Sacrifice, però per esempio contro Control e contro Midrange, è più le volte faccio più uno con Sorin che magari altro. Qui si fia volentieri 5 danni comunque, tanto. Sì, eh. Sì, sì, sì. Beh, io sto mettendo tutte le carte in modo da... Bah, guarda, qui... Io forse scatterei il doppio portable. E infatti. Sì. Perché voglio avere sicuramente la quinta terra. Vogliamo fare sicuramente l'olt, specialmente ora che ha tappato 3 mana. Olì. Per fare go blank. L'abbondanza. Sì. Io sì, faccio l'olt. Continuerei a fare più uno di Sorin, non me ne importa tanto. E l'olt due ragni però li facciamo. L'olt sicuramente 2 ragni, sì. Però poi fare sicuramente più uno di Sorin, perché magari lui sicuramente mi dà l'idea che anche se ha saltato fuori, non so se ha saltato fuori un noi Mituk, ma non voglio fare anche il 2-3, che poi magari può morire dal suo Mituk, perché dopo questo prendere anche questo. Ci sta ammazzando però, Sì, ci sta uccidendo. Io... Attenzione. Però perché ha visto anche il Wandering Emperor, probabilmente non riuscirà a risolverlo. Allora, un sacco di scarti. Io a questo punto metterei dentro un'altra Dures. Metterei tutti e 5, 4 scarti. Possiamo anche considerare di giocare gli arconti, di Emeria, perché lui capita spesso che magari può fare più di una spell a turno, e per lui un 2-3 volante è una carta noiosa sul board, anche perché gli fa entrare le lande non basiche, gliele fa entrare tappate, e comunque un 2-3 blocca bene tutto quello che lui ha, tranne 3-1 che li fa con il 2-2, poi il resto gli può dare abbastanza noia. Quindi potremmo anche pensare di levare l'Infernal Grasp, che non è proprio una bella carta contro di lui. Ci fa 2 danni, infatti. E magari ora on the draw magari levare un Enrica e buttare dentro sicuramente, forse lascerei 2 dure se mettere dentro 2 arconti. Solo 2 arconti? Sì, secondo me ci può stare, almeno che non vogliamo mettere il terzo arconte per una Doomscar, però no, le 6 ire le terrei. Sì, sì. Se no, stavo pensando, no, Wandering Emperor è troppo forte. Enrica mi piaceva che mi desse la possibilità di guadagnare. Sì, forse sì. È l'ho. Possiamo anche decidere di levare on the draw il check for trap, se mette la seconda Enrica, in verità. Non ti piace, cioè, non ti piace la possibilità di farlo scartare? No, può essere forte, però Enrica
partendo magari indietro ci può aiutare con le vite, anche se lui la può ammazzare con i due danni, però alla fine. Ma tutti questi 2 danni poi dopo alla fine dovrà poi scegliere su Sì, cosa fare, esatto. perché gli Di mettiamo fatto sulle Arconte, gli svolte mettiamo non ci Riga. crea più. Ci poteva qua. Urca. La terra, la prima, scusami, qual è? La bianconera, perché c'è l'art. Scusami. Bianco-nera. Sì, Io stamana la terrei, anch'io la tranquillamente. terrei. Sì, ci sta, Sì. sei Dures, Abbiamo turno 1 Sì. Dures, turno Io ho 2 sempre paura che Vanishing lui parta. Ok, perfetto. Death. Forte, Allora ok. io Qui faccio. partiamo di Pathway, e poi di Pathway nero facciamo Dures. Sì, che voglio subito vedere cosa mi Vediamo un aspetta. po'. Vediamo un po' che mano c'ha. Attenzione, doppio experimental, Sorin, Mituk. Io probabilmente, adesso ci penso un secondo, però leverei probabilmente il Sorin. Perché Il Sorin? ho un experimental, forse. Allora, il problema qui è, allora, il Sorin noi lo possiamo risolvere perché abbiamo il Vanishing Verse. Quindi se vogliamo, noi possiamo comunque risolverlo. Però allo stesso tempo non vogliamo proprio farglielo entrare. Però è difficile come scelta perché lui ha anche solo 2 terre, ha anche solo 2 terre, e quindi per arrivare a fare il quarto Sorin dovrà fare dei synthetizer e Infatti, trovare io stavo pensando le di togliere terre. Anche io sto pensando a Surge perché Surge. così ero quasi sicuro di tenermi Arconte di terzo. È sbagliato togliere la Surge, anch'io pensavo a Surge. Io Surge forse non la toglierei, anche se potrebbe essere un errore, Dai, allora forse leverei un synthetizer addirittura. uno di questi? E per non farlo pescare extra e per non dargli nemmeno un extra target per eventuale sempre Surge. No. Però, te l'ho detto, potrebbe essere con Open Decklist è più semplice perché potrebbe Ah, essere una scelta attenzione. giusta o sbagliata. Lui ha fatto una cazzata, E secondo me, infatti, comunque. beh, Però vabbè, lo vedo. queste sono cose che non È andato molto di RNG, però. sinceramente, esatto, io sinceramente queste giocate non le comprendo. Allora, a questo punto abbiamo fatto benissimo Sì, abbiamo a scaraventare il fatto gesto. benissimo. Qui Però io farei, vabbè, voglio. la breach. Qui farei la landa. No, io farei fare la deserted breach qui, anche tappata, Con la tanto. bianca O in no. verità, aspetta, aspetta, Perché aspetta. io ho Vanishing Verse Open, eh? Potremmo fare anche. Allora, qui c'è, possiamo fare breach. Possiamo fare i Gange tenersi Vanishing Verse Open. O addirittura, se vogliamo essere ultra greedy, però è una gridata troppo grossa, fare Vanishing Verse sull'experimento per non farlo pescare extra. Però è un po' una cosa, è un po' ultra greedy. Forse io farei breach comunque. Senza tenermi Il verso aperto. il verso Bah, io più aperto. che altro perché Gagno sono quasi certo che con una lolt in mano lo giocherò comunque Dovremmo come farlo, terra. sì, dovremmo farlo come landa, però vabbè, Era domani per pescheremo le lande quello. di fila. Cioè, io ragiono sempre nell'ottica di quello che ho in mano. Ecco, cazzo. Questo non ci Beh, voleva. giusto, avevi ragione te. Beh, lui si è Comunque, giocato un'altra recuperiamo altri carta. discorsi, ci può stare. Beh, ora possiamo anche decidere di fare o fare all sul 2-2 e poi tenersi il verso aperto. Comunque sì, prima era giusto tenersi il verso aperto, avevi ragione. O se no, fare l'arconte che però può morire sia dal Muore surge da. o Sì, comunque di muore da bloccante questo. normale. È vero che lui No. non ha altri Ancora fatti artefatti, verso. Io farei. per saccarci, però sicuramente all. Io farei all su questo. E poi dopo, se lui fa. E il fatto è che lui adesso ci mette. Se fa terra e ci gioca Sorin, dobbiamo usarlo su Sorin. Possiamo comunque ucciderlo. Dobbiamo usarlo per forza su Sorin. Porca miseria, vabbè. Vabbè, questo. Io lo farei scartare in verità forse. Non credo toglierà verse, però non Va bene. lo so. No, beh, Cioè, sicuramente non gioca scarta Sorin, quindi verse. Vanishing Verse. È che rotta per rotta, lui adesso se toglie Vanishing Verse ci fa altri 2 danni. Poi dopo noi, ecco, toglie Emperor, va bene. Sì, pensavo togliessi quasi sicuramente togliessi Emperor comunque. Allora a questo punto ce lo teniamo in mano Sì, il verso e lo possiamo tenerlo in mano teniamo. tranquillamente. Ci sta. Tanto noi comunque possiamo fare.
possiamo fare l'arconte ora, quindi alla fine non ci interessa più di tanto. Così, ora comunque giochiamo con quei ganji. Alla fine di secondo, se avremmo fatto il Valish inverso, avremmo salvato 5 danni, era giusto. Lui questo alla fine non lo può spaccare per ora, quindi... Lui adesso non la può spaccare, però io non posso rispondere a Sorin. Ah, vabbè, questo non ci frega. Questo va bene, se vuole saccarselo. Se vuole saccarselo, benvenga. Ci va bene, sì, sì. Attenzione. Porca. Allora, Enrica... Enrica è interessante. Allora... Qui possiamo, anche noi facciamo solo una spell a turno, quindi bisogna pensarci. Però possiamo sicuramente, probabilmente fare Enrica, perché indipendentemente lui faccia Sorin o no, tanto il più lo fa comunque. Quindi anche se abbiamo Vanishing aperto, quindi sicuramente fare Enrica. Poi bisogna pensare a cosa fare con Enrica, perché possiamo anche decidere di saccarsi la conte e poi dopo trasformarla e iniziare a guadagnare le vite. Per fargli saccare il 2-2 in caso, Lui e poi potrebbe iniziare a attivare sacrificarlo questo però, l'Anvil. Come? Potrebbe sacrificare questo per Anvil per Enrica. fare Surge. Però quello a noi ci va abbastanza. Non sono scontento. Dobbiamo scegliere però, perché abbiamo finito un Sì, attimo il tempo. sì, Cosa sì. decidiamo di Io fare? probabilmente saccherei, sì. E Sacresti? saccherei il 2-3. Ah, potevo attaccare allora. Ok, No, perché adesso è pre-combat, Enrica. Devi la classi. per forza farlo pre-combat, se no non fa l'effetto. Però noi alla fine questo board ci piace, siamo a 15, abbiamo il Riaju, ci manca una terra per l'ult. Lui anche se fa Sorin, noi abbiamo risposta per Sorin. Quindi siamo comunque contenti. Qui ora possiamo tranquillamente. O allora, o possiamo fare il Vanish Inverse sulla creatura, ammazzare Sorin e li leviamo tutte e due, perché Enrica la possiamo trasformare. O Sì, se infatti. no, possiamo fare l'ult, fare 2-2-1, attaccare comunque Enrica Sorin, o perde la creatura o perde Sorin. Però facendo l'ult lui può fare Mid-Tuk a 3, se pesca terra e ci spezza. Quindi alla fine farei probabilmente verso sulle 3, gli ammazzerei Sorin e Sì, butterei esatto, io su farei giù. così anch'io. Ci sta. Secondo me sì, ci sta. Alla fine anche se essersi tenuti il verso, abbiamo preso quei 5 danni in più, però comunque ci dà l'opportunità di ammazzare subito Sorin, quindi lei si trasforma. Ci fa guadagnare tre Sì, andiamo vite che anche a non ci prendere fanno le vite. Sì, schifo. sì, sì. Alla fine lui ora non lo toglie nemmeno bene, cioè deve per forza, per toglierlo, fare Surge e saccarsi Anvil. E alla fine se fa Surge, si sacca Anvil per uccidere il 3-4, noi siamo contenti che gli rimane un Mid-Tuk in mano, che può ammazzare i due ragni, che però comunque non ha modo di togliere l'ult al momento, se non pesca un'altra landa. Allora, se lui pesca scarto 2, ci fa fuori tutte e due e Forte può lei. anche tirare volta di solo. Può Io anche, fortello. sì, può anche Io quello. fortello. Sì, questo lo fortelliamo a priori, tanto. No, perché mi piaceva avere una carta che lui non conosceva in mano, Sì, però. quello sì, quello sì. Ci può stare. Questo è forte perché gli permette di ammazzarci 3-4. No, va. Vabbè, ora ce l'ammazzerà, noi intanto attacchiamo. Non so perché non l'ha fatto nel suo turno, faceva un 1-1, Nemmeno anche nemmeno io lo so perché. però va bene, meglio così. Forse pensava di farlo anche nel nostro turno. Ora, noi bisogna sperare che lui non peschi terra, perché sennò attiva la landa e ci ammazza anche l'olt. Non ce Però, l'ha. Ah, questa. sì, però non abbiamo tante scelte, quindi dobbiamo comunque fare così. Facciamo i 2-2-1 e vediamo un attimo. Se vuol fare Mid-Tuk alla fine, non gli rientra l'1-1 di Onicult perché non ha artefatti. Quindi vediamo un attimo. No, abbiamo finito un po' il gas.
C'è quel Mituk che se adesso lo fa fa fuori tutto, solo che lui è che allora lui pesca una carta, sicuramente può giocare tutto quello che pesca, perché quel mazzo lì non ha un drop che uno che costa più di due, a parte giusto un paio di Planeswalker, quindi... Vediamo un attimo cosa ha pescato lui. Secondo me lui ora, se non ha pescato niente di importante, deve per forza fare Mituk. No, alla fine se peschiamo removal per la terra siamo molto safe, quindi vediamo un attimo. Questa non so che carta è. Te la apro. Sì. Ah, messo Planeswalker. Ci può stare di esiliare i Planeswalker, abbiamo anche la terra che ci fa riprendere i Planeswalker, quindi... Allora, facciamo subito il più uno, vediamo un attimo. Cioè lo zero, scusa. Sì. Vediamo un attimo. Questo è molto forte. Allora, io attaccherei. Noi valutiamo l'idea di tirare... In verità possiamo, allora, possiamo pensare di fare... sia attacco, fare Ira e fare Kaito... Io farei così, perché questo ci fa due danni anche. A noi rischiamo di perdere l'ult gratis, però in verità non è vero, perché allora possiamo decidere due cose dopo, ora vediamo. Intanto facciamo Ira dopo e vediamo. Perché possiamo decidere di salvarci al 100%, aspetta un attimo, Sì, no, vai, fai Ira. No, faccio Ira perché lui comunque... Sì. Cioè... No, ora possiamo decidere di fare Kaido più uno e pescare... Oppure, se vogliamo salvarsi l'olt, al 100%, possiamo anche decidere di fare meno 1 perché abbiamo il bloccante per la terra e che ci dà anche il selenino extra sull'olt. Però pescare è bello succoso, quindi... No, io voglio pescare. Tu non mi Speriamo che non peschi la quarta landa lui. No. Quello è molto forte, lo farei. Ah sì, cazzo. Facciamolo subito, guarda. Facciamo sì, no, almeno lui se vuole saccarsi Anvil per fare un danno va bene, non ha più niente. Alla fine al top deck come siamo noi, però noi abbiamo doppio Planeswalker. Eccolo lì. No, io tu Luca non mi conosci, ma io sono uno di quelli che quando mi chiedono se vuoi vincere la partita o pescare 25 carte, scelgo di pescare 25 carte. Sì, quindi sì. Quando c'è una qualsiasi scelta che mi dice pesca oppure rischia, io pesco. No, ma è giusto. Oh, grazie mille di essere venuto qui in canale, di essere stati con noi. Luca, sei stato simpaticissimo, quindi... No, grazie a voi, a parte di tutto. E comunque ai tornei che organizzate e tutto, che io ora l'ho conosciuto ora, ma comunque ci sono eventi tutte le settimane, ho visto, e quindi tu comunque tutte cose, tutti i giorni quasi, c'è sempre qualcosa. E sì, quindi, esatto. È interessante. Luca, grazie mille per essere stato con noi. Grazie, ciao. Magari ci facciamo un'altra serata in cui, vabbè, l'intervista l'abbiamo fatta un'altra volta, se abbiamo voglia di farci veramente un torneo, magari che lo giochi tu, ci guardiamo insieme, una volta che vogliamo fare qualcosa, volentieri. Perfetto. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Luca, grazie mille. Ciao Luca. Ciao. Ciao.